che avremo poi oggi qui su Zero Infiammazione Show. Oggi parliamo di cortisolo, sistema nervoso, parliamo di tutte quelle che sono le problematiche che poi un cortisolo sregolato può avere. Perché ho deciso di fare una puntata del genere e di invitare poi un esperto, un collega che lavora sul campo con me da tantissimi anni e che comunque conosce molto bene questo argomento? Perché ci sono una serie di informazioni che girano da tantissimi anni riguardo il cortisolo, piuttosto che tutte le correlazioni che poi il cortisolo ha con la forma fisica, con la salute, che sono sbagliate. Questo perché? Perché spesso si pensa che le problematiche legate ad una linea non piacevole, ad una salute che man mano va in peggioramento, si pensa che siano date da un cortisolo alto. Purtroppo non è così, non esiste il cortisolo alto in assoluto, ne ho parlato tantissime volte, sia all'interno dei miei post, all'interno dei miei video, all'interno dei miei articoli, all'interno del mio ebook Maledetto Cortisolo, dove spiego in maniera approfondita questo argomento. Quindi oggi ne parlerò con un collega in modo tale da farvi capire che non è il mio pensiero, ma è un pensiero comune legato a tutte quelle persone che continuano ad aggiornarsi e che continuano poi a portare a voi delle informazioni strettamente correlate con gli ultimi studi e con le ultime evidenze. Quindi il concetto è colpa del cortisolo alto o invece il cortisolo, quando è sregolato, ha necessità di essere chiaramente rimodulato? Ne parliamo quindi in diretta oggi con Simone Losi, un mio collega di Genova, che si occupa da oltre 20 anni di attività motoria, è un esperto di dimagrimento duraturo e quindi quando vogliamo raggiungere degli obiettivi legati al dimagrimento, quando vogliamo perdere grasso e non solo peso, chiaramente il cortisolo, la rimodulazione di questo ormone diventa fondamentale. Allora, Simone è quasi arrivato in diretta, adesso lo facciamo entrare, eccolo qui. Allora, ciao Simone, ben arrivato in diretta per questa puntata sul cortisolo. Faccio solo una premessa, ogni tanto mi girerò perché ho la webcam di fronte a me, chiaramente devo controllare anche che la trasmissione sia ok, devo controllare anche i vostri commenti, quindi ogni tanto non vi guarderò e mi girerò solamente per avere una panoramica generale della trasmissione di oggi. Allora Simo, ben arrivato. Allora, tu sei a Genova, com'è il tempo a Genova oggi? Bellissimo. Bello, dai, anche qui ad Alessandria c'è un bel sole, quindi oggi parliamo di cortisolo, ci siamo ovviamente confrontati più volte anche in passato, spesso anche quando mi servivano dei consigli ti ho consultato, chiaramente fai questo lavoro da più anni di me, quindi ogni tanto mi servono anche dei pareri da parte di persone che lavorano sul campo da più anni di me. Qual è ad esempio il problema principale quando tu sei un esperto di dimagrimento duraturo? Quindi innanzitutto facciamo questa piccola premessa tra il dimagrimento e il dimagrimento duraturo. Se una persona dovesse chiedertelo, qual è poi la differenza sostanziale? Quindi cerchiamo innanzitutto di far capire alle persone che poi il dimagrimento è qualcosa che va perseguito per sempre, non qualcosa che deve durare per un mese e poi dopo si ritorna al punto di partenza. Lascio la parola a te. Tanto buongiorno a tutti. Allora, la differenza tra un dimagrimento e un dimagrimento duraturo è il fatto che quando si vuole dimagrire, senza pensare al dimagrimento reale e costante, quindi sulla massa grassa, si rischia di andare a perdere prevalentemente non solo grasso, ma anche liquidi e massa magra. Il dimagrimento duraturo invece parte nel creare le fondamenta per poter dimagrire in maniera corretta. Quindi non si parte semplicemente dall'alimentazione, dall'allenamento, ma si parte dall'equilibrio. Quindi prima di tutto si va a valutare se la persona è in equilibrio dal punto di vista appunto del cortisolo e dal punto di vista del sistema nervoso autonomo. Se queste due variabili sono già alterate, non ha senso parlare di allenamento e di alimentazione, perché le variabili dell'allenamento e dell'alimentazione non funzionano in maniera corretta, perché ovviamente il cortisolo e soprattutto il sistema nervoso autonomo, con le due componenti che poi spiegheremo, il simpatico e il parasimpatico, se non sono in equilibrio, addirittura sono disregolati, vanno a creare difficoltà non solo a dimagrire, ma anche a mantenere il risultato nel tempo. Quindi non è semplicemente perdo peso velocemente e poi sono a posto, ma creare dei presupposti affinché il sistema nervoso centrale e l'aspetto ormonale sia una condizione tale per cui si possa poi mantenere nel tempo il risultato. Questa è, diciamo, la differenza sostanziale fra dimagrire e dimagrire in maniera duratura. Ti faccio una domanda, ad esempio, quando vengono chiaramente le persone si rivolgono a te, quindi ti contattano, adesso chiaramente si lavora prettamente tutti online perché è un periodo dove le persone non possono incontrarsi, non ci possiamo ovviamente avvicinare più di tanto, quindi chiaro che
anche da un po' che tu comunque lavori online, quindi chiaramente ci sono delle richieste da parte delle persone. Quali sono le cose che vedi spesso fuori posto? Cioè ti arriva una persona e ti dice: guarda Simone, io sto cercando di dimagrire piuttosto che mettere tono muscolare, perché poi il discorso del cortisolo spesso viene correlato solo al fatto che si voglia perdere massa grassa. Tante persone dicono: il cortisolo alto fa ingrassare. Però sappiamo bene che il cortisolo elevato, cioè elevato, regolato, non va ad incidere solo sull'aumento di grasso, ma anche sulla riduzione di tono muscolare, perché è comunque un ormone che poi tende a mangiare il tono muscolare. Quali sono, ad esempio, gli errori? Perché quello che sto cercando di far passare con queste dirette, anche con la diretta che ho fatto con Marika qualche giorno fa, con Mirko sulla dieta chetogenica, piuttosto che altre dirette che poi ci saranno con altri ospiti, il mio obiettivo è quello di far capire quali sono gli errori. Perché le persone spesso vanno avanti per tantissimi anni commettendo sempre gli stessi errori e non se ne rendono conto. Quindi quando le persone si rivolgono a te, quali sono le cose che, sulle quali vai ad agire perché ti rendi conto che di fondo ci sono degli errori che le persone stanno commettendo, e quindi in che modo vai ad intervenire su questo? Ma allora, il primo errore, sicuramente uno dei più gravi e uno dei più, diciamo, poco considerati, è il sonno, ossia il fatto che le persone non considerano il sonno come parte integrante di un recupero di rimessa in forma. Il sonno è fondamentale sia per chi ricerca l'aumento della massa muscolare, quindi il miglioramento del tono muscolare, che può andare bene sia per un uomo che per una donna, sia per chi ricerca la diminuzione del grasso corporeo. Se non c'è un corretto sonno ristoratore non funziona nulla, quindi non ha senso anche qua di nuovo parlare di corretta alimentazione, corretto allenamento, se non c'è un sonno ristoratore. Poi andrò più nello specifico. Il secondo errore è l'orario dell'allenamento, ossia ci sono molti sintomi che possono far presagire, senza dover fare valutazioni specifiche, che i livelli di cortisolo non sono corretti. Per esempio l'insonnia, i risvegli notturni, poca fame al mattino, nausea, alterazione del tono dell'umore, voglia di mangiare dolci dopo cena, il rimugino notturno, sono tutti sintomi che molto probabilmente la persona ha dei livelli di cortisolo alterati. In una condizione come questa non ha senso allenarsi dopo le 16, perché dopo le 16-17 ovviamente diciamo il cortisolo, il nostro corpo è molto più suscettibile ai glucocorticoidi e quindi ovviamente andrebbe a creare una secrezione esagerata di questo cortisolo alla sera, che andrebbe a creare due problematiche. Il primo va a destrutturare la massa muscolare, quindi noi magari ci alleniamo per aumentare il tono muscolare e poi lo andiamo a destrutturare. Secondo, non ci fa dormire, perché tendenzialmente, per mia esperienza, chi ha il cortisolo alto la sera ha anche un sistema nervoso simpatico alto la sera e quindi ovviamente è un soggetto che fa fatica ad addormentarsi. E naturalmente un sonno che non è un sonno ristoratore non permette tutti quei processi riparatrici che dovrebbe fare il sistema immunitario per andare a creare un aumento del tono muscolare e un abbassamento della massa grassa. Tutto ciò quindi avviene nella finestra notturna, ma ad una condizione, che ci sia un sonno ristoratore. Ma finché non si mettono a posto il cortisolo e il sistema nervoso simpatico e parasimpatico, ovviamente ha poco senso parlare di allenamento e alimentazione. Quindi il primo errore è quello di basarsi semplicemente sul miglioramento della propria forma fisica attraverso le due classiche variabili, allenamento e alimentazione. Ma prima di questo dovrebbe avvenire un processo di recupero che va ad agire sul sistema nervoso autonomo, sui livelli di cortisolo e sulla idratazione, perché la gente non beve. Ricordiamo che per poter assimilare in maniera corretta i cibi bisogna avere un certo livello di acqua, altrimenti anche qua non ha senso parlare di alimentazione, perché non ha senso mangiare, ma ha senso parlare di ciò che io assimilo. Io posso mangiare bene, ma posso anche non assimilare in maniera corretta e quindi devo assicurarmi di avere una corretta idratazione per potermi creare un giusto apporto di nutrienti che vengano assimilati in maniera corretta. Quindi, ad esempio, una cosa su cui spesso le persone passano sopra è la correlazione anche tra il cortisolo sregolato e le problematiche intestinali. Perché tu adesso hai parlato del ok, io mangio, devo assimilare, perché chiaramente se il mio ho un obiettivo dal punto di vista estetico, che sia di dimagrimento, di aumento di tono muscolare, è chiaro che quello che poi io vado a mangiare debba essere assimilato in un determinato modo. Quando ci sono poi delle alterazioni, quindi quando il cortisolo di media è un po' più alto nella seconda parte della giornata e si abbassa di giorno, quindi c'è un'iperattività del soggetto, perché noi abbiamo parlato di sistema nervoso autonomo, casomai cerchiamo di chiarire un po' l'aspetto anche sul sistema nervoso autonomo, perché molte persone casomai non lo conoscono, non sanno che noi abbiamo al nostro interno un sistema che agisce indipendentemente dalla nostra volontà e che poi influenza sistema immunitario, sistema ormonale,
risposte metaboliche, digestione e così via. Quindi questa correlazione, perché io so che tu sei comunque non solo un appassionato, ma sei un esperto proprio di ricondizionamento intestinale. Esatto. Cioè, questa correlazione anche tra il cortisolo e la difficoltà di assorbimento. Esatto. Allora, quindi, diciamo che io metterei in correlazione il cortisolo, il sistema vagale e l'intestino, perché ovviamente il cervello e l'intestino, che sono il primo cervello e il secondo cervello, comunicano attraverso un nervo denominato nervo vago. Si chiama nervo vago perché ovviamente vaga, in maniera proprio letterale, dalla scatola cranica, dal tronco encefalico, fino a diramarsi a livello delle clavicole, diaframma, fino ad andare a toccare i principali organi, quali per esempio lo stomaco, l'intestino e il cuore. Quindi è normale che tutte queste informazioni che partono dal cervello e arrivano tutti i giorni all'intestino e viceversa vanno a influenzare in maniera positiva o negativa la nostra condizione intestinale. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'aspetto psicologico impatta in maniera incredibile sull'aspetto somatico e l'aspetto somatico impatta in maniera incredibile sull'aspetto psicologico. Sono due cose che vanno di pari passo. Quindi devo mettere a posto le due componenti. Quindi l'aspetto vagale, l'aspetto intestinale e l'aspetto del sistema nervoso autonomo. Non posso pensare di lavorare per compartimenti stagni e quindi fare un po' di alimentazione, poi smetto, poi faccio un po' di allenamento, poi smetto, ma devo lavorare su più variabili in modo tale che possa lavorare ovviamente sul miglioramento dell'intestino, che molto spesso non dipende dalla classica intolleranza, perché le persone pensano che quando la pancia si gonfia dipenda sempre dall'intolleranza. Per mia esperienza personale ho visto che il problema parte dal microbiota, cioè da quella comunità batterica che abbiamo all'interno del nostro intestino, che dovrebbe essere in simbiosi, quindi in equilibrio tra flora batterica buona e flora batterica patogena. Qual è il problema? Che le persone hanno tendenzialmente una flora batterica patogena molto più alta rispetto a quella buona, e questo crea un sacco di problemi. E quindi naturalmente finché non vado a ricreare un giusto equilibrio dal punto di vista della flora e non vado a rimettere a posto il sistema vagale attraverso per esempio delle tecniche di respirazioni particolari che vanno a migliorarmi l'equilibrio tra il sistema nervoso simpatico e parasimpatico, capite bene che diventa difficile migliorare la condizione di stipsi o di alveo alterno. Quindi a volte ci sono persone addirittura che passano da condizioni di stanchezza a condizioni di diarrea, o persone che non hanno comunque una funzionalità intestinale corretta, e naturalmente senza avere questa prerogativa è praticamente impossibile perdere gas a livello addominale, o comunque avremo molta difficoltà a perdere gas in questa zona. Ti faccio una domanda: quando ti arrivano i clienti, queste cose le hanno mai fatte prima di incontrare te? No, le persone tendenzialmente quando vengono da me non hanno assolutamente idea di quello che poi del mondo che c'è dietro all'aspetto veramente del corpo e della psiche a 360 gradi. Il problema qual è? Che le persone sono abituate, nel momento in cui vengono da me e dicono guarda Simone, voglio perdere 5-10 kg, pensano che attraverso semplicemente dei consigli nutrizionali o un piano di allenamento si possa ottenere risultati. In realtà purtroppo vedo che per l'80% delle persone che hanno una serie di sintomi, li possiamo ripetere perché sono fondamentali, difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, nausea al mattino, poca voglia di far colazione al mattino, alterazioni del tono dell'umore durante la giornata, soggetti che continuano a lavorare nella finestra serale, sono soggetti che hanno sicuramente, senza fare esami particolari, livelli ormonali alterati. Quindi sono soggetti che ovviamente, ancora prima di poter essere migliorati dal punto di vista estetico, devono essere rimodulati. Quindi la parola magica, la rimodulazione del cortisolo, ok? Che non vuol dire alto-basso, ma vuol dire creare i presupposti affinché il cortisolo si possa attivare nella finestra giusta, quindi al mattino, e si possa disattivare nella finestra serale. Tutte le persone hanno una secrezione personale di cortisolo che dipende dalla propria massa magra, ok? Quindi non ha senso parlare di cortisolo alto o cortisolo basso. Dobbiamo andare a rimettere a posto, a rimodulare questo ormone, quindi alzandolo al mattino e abbassandolo alla sera. Ma finché le persone continuano alla sera a lavorare, a tenere gli iPad e i telefonini accesi, a rimuginare nella finestra serale, a litigare con la moglie, a litigare con i figli nella finestra serale, è impossibile poter mettere a posto questo ormone. Quindi lo stile di vita è la prima cosa da dover mettere a posto se si vuole migliorare la condizione fisica. Ok, chiariamo questa cosa del cortisolo, perché ne ho parlato più volte io, lo stai confermando tu, ne parli anche tu da tantissimo tempo. Non esiste il cortisolo alto, lo vogliamo dire? Esatto, non esiste il cortisolo alto, ma esiste un cortisolo che non ha una sua corretta circadianità. Ok, noi dobbiamo cercare di alzare il cortisolo al mattino e cercare di abbassarlo nella finestra serale, ma bisogna ovviamente fare determinate cose. Quindi facciamo degli esempi. Un soggetto che ha problematiche di insonnia
e a problematiche di risvegli notturni, ok? La prima cosa da fare è sicuramente cominciare con, a livello nutrizionale, una cena molto leggera a base di proteine e verdure. Quindi queste persone sono persone che ovviamente, avendo il cortisolo alto la sera, non devono andare a stimolare, perché ricordiamo bene che i carboidrati mangiati la sera vanno ad alzare i livelli di insulina, l'insulina andrà ad alzare il cortisolo alla notte, alla sera, e quindi il soggetto naturalmente avrà problemi. Di conseguenza, proprio per il fatto che abbiamo una secrezione personale di cortisolo durante l'arco delle 24 ore, se io consumo, attenzione, che è la parte più importante, se io consumo tutto il cortisolo e l'insulina nella finestra serale notturna, non ne avrò più a disposizione al mattino. E quindi quando dovrò fare una colazione abbondante, che non farò se avrò il cortisolo alto la sera perché naturalmente non avrò fame, non potrò creare questo rebound insulinemico e quindi creare i presupposti per alzare il testosterone al mattino, che è fondamentale per aumentare i livelli di energia. Quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Quindi è fondamentale capire questo aspetto qua. Perché le persone, cioè alla fine cosa pensano? Mangio, mi alleno, ottengo risultati. Quante persone ottengono risultati facendo, seguendo questo approccio? Il 10%. Sono pochissime le persone in fisiologia, ossia le persone che possono permettersi di allenarsi quando vogliono e come vogliono. Addirittura anche alcuni atleti che mangiano in maniera sana, ma se allenano tendenzialmente la sera, rischiano poi nel tempo di avere questo problema. Figuriamoci un soggetto che magari è stato sedentario per 20 anni, ha mangiato cibo a sfattatura per 20 anni e si ritrova in una condizione in cui vuole, magari 40-50 anni, rimettersi in forma e perdere grasso. Cioè, la lotta contro il grasso non si fa nel giro di qualche settimana, ma si fa con un piano mirato che vada ad agire sulle componenti più importanti, che non sono inizialmente l'alimentazione e l'allenamento, ma sono riequilibrio a livello ormonale, il sistema nervoso autonomo, l'idratazione e la respirazione. Questi sono i quattro tasselli su cui bisogna cominciare. Quindi, ancora prima di poter parlare di alimentazione e allenamento, bisogna mettere a posto queste quattro variabili. Questo per esperienza è quello che posso dirti. E chi lo fa ottiene risultati. Chi invece non lo fa e valuta in maniera minoritaria, per esempio, la respirazione da fare durante la giornata che io do a tutti i miei clienti, sono persone che ottengono risultati molto, molto più rallentati, o addirittura non ottengono nessun tipo di risultato. Questo è importante da dire. Allora, ad esempio, parliamo anche dell'acqua. Allora, faccio solo una premessa perché vedo che stanno arrivando delle domande. Allora, andiamo ancora avanti un po', come al solito. Finiamo di introdurre l'argomento e di chiarire quello di cui stiamo parlando. Poi dopo ci prendiamo una sessione per delle domande, quindi una decina di minuti. Io metterò le domande a schermo e Simone vi risponde o vi rispondiamo insieme. Quindi per adesso cerchiamo di finire perché altrimenti poi rischiamo di rispondere a delle domande che ci portano un po' fuori dal discorso, perché sto vedendo che stanno arrivando molte domande, non le stiamo ignorando, ma semplicemente per avere comunque una linea e per andare avanti in un determinato modo. Allora, un'altra cosa che poi è correlata molto sempre al discorso stress, sistema nervoso, tutto quello che vogliamo, l'idratazione, cioè io ne ho parlato più volte. Allora, si continua a sostenere che non si debbano bere più di 2 litri d'acqua, perché altrimenti si affaticano i reni. Allora, parlane tu. Perché io ne ho parlato veramente decine di volte e non se ne esce da questa leggenda, quando i 2 litri mediamente sono pochi, vero Simo? È corretto, nel senso che allora bisognerebbe bere almeno, lo ripeto, almeno il 3% di acqua rispetto al proprio peso corporeo. Facciamo un piccolo esempio: un soggetto di 80 kg, il 3% sono 2 litri e 4, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che un soggetto che pesa 80 kg dovrebbe bere almeno, per avere un turnover idrico corretto, 2 litri e 4. Quindi anche qui la leggenda dei 2 litri non ha molto senso, dipende ovviamente dal tipo di soggetto che ho di fronte. Ma attenzione, se però parliamo già di una persona che si allena costantemente, magari in maniera molto intensa, in un clima caldo e siamo magari d'estate, questa percentuale può arrivare anche al 4-4,5%. Ma ragioniamoci bene, ma chi sono quelle persone che bevono queste quantità? Io vedo la maggior parte dei miei clienti che arrivano da me e mi dicono: ma sai Simone, se bevo mezzo litro è già tanto. Capite bene quanto siamo lontani dalla realtà. Quindi, che senso ha ad un soggetto come questo impartire delle istruzioni dal punto di vista nutrizionale fisico se non ha l'acqua, che l'acqua è il trasportatore di tutto? Come potrà esserci una contrazione muscolare ottimale se non c'è acqua? Come potrà esserci un'assimilazione ottimale se non c'è acqua? Quindi, il problema qual è? Che molto spesso la maggior parte dei professionisti, vuoi anche per superficialità o vuoi anche per un discorso ovviamente di velocizzare le cose, non dicono queste cose qua, che sono però fondamentali per la riuscita di un programma. Se non respiriamo in maniera corretta e se non ci idratiamo in maniera corretta, non succede nulla dal punto di vista metabolico. Quindi perdiamo semplicemente tempo.
Ok, quindi allora parliamo ad esempio anche del sistema nervoso autonomo, perché io spesso ne ho parlato, però molte persone chiaramente conoscono il sistema nervoso, ma lo conoscono solamente perché sanno che è qualcosa che ci ipereccita e che poi alla fine si attiva in maniera persistente quando siamo nervosi o in determinate situazioni. Cioè, noi alla fine abbiamo chiamiamoli due grandi sistemi, un sistema somatico, il sistema nervoso somatico è quello che noi attiviamo volontariamente, quindi io voglio muovere una mano. Ho deciso volontariamente di farlo e poi c'è il sistema nervoso autonomo che non considera nessuno, che poi alla fine non è altro che la nostra bilancia che tiene in equilibrio tutto. Quindi una volta che abbiamo perso l'equilibrio tra sistema nervoso simpatico e parasimpatico, praticamente salta tutto. Quindi dai un po' una definizione, innanzitutto spiega anche quando dovrebbe essere attivo il simpatico, che cosa fa il simpatico, il parasimpatico, almeno per far capire alle persone che molte volte non ottengono i risultati, ma non perché di fondo quello che viene consigliato sia sbagliato, ma perché il corpo è in una condizione in cui non riesce a gestire gli stimoli. Quindi quello che hai detto tu giustamente prima. Prima vediamo se il corpo è in condizione di ricevere alcuni stimoli. Se non è in grado, dobbiamo lavorare su altro, la respirazione, il sonno, piuttosto che anche lo spostamento dell'attività fisica in determinate fasce orarie, perché molte persone dicono di non aver tempo, però io molte volte consiglio ad alcuni miei clienti: non avete tempo, andate il sabato e la domenica ad allenarvi. Poi, casomai, vi Assolutamente. allenate un'altra volta in mezzo alla settimana, 3 volte vi siete allenati e avete fatto il vostro. Certo. Quindi, cerchiamo di far capire anche la parte relativa al sistema nervoso autonomo, che secondo me è importante, perché veramente non ne parla nessuno, assolutamente. Allora, tanto possiamo dire che il sistema nervoso autonomo è quel sistema che comanda praticamente i principali organi, quindi lo stomaco, il cuore e l'intestino. E consta praticamente di due sistemi, come dicevi tu, il simpatico e il parasimpatico. Sono due, diciamo, sistemi antagonisti. Hai detto tu, beh, in maniera molto bella, molto carina, in un articolo che ho letto, il simpatico è un acceleratore e il parasimpatico è un deceleratore. Quindi è come se fossimo in macchina, quando abbiamo il sistema simpatico, diciamo, attivato, è come se avessimo il piede sull'acceleratore e il parasimpatico invece è quando fre ci freniamo. Però qual è il problema? Il problema è sempre l'equilibrio. Il sistema simpatico deve essere attivo al mattino e durante la giornata, il parasimpatico deve essere attivato nella finestra serale perché deve permetterci il cosiddetto recupero cellulare, il riposo, il rilassamento, quello che quasi nessuno di noi ha. Qual è il problema? Che la vita di oggi, lo stress, i problemi ci portano ad alterare questo sistema e quindi abbiamo esattamente il contrario, il simpatico alto al mattino, alto, scusate, la sera e il parasimpatico al mattino, perché le persone purtroppo non capiscono che la modificazione dello stile di vita è la prima cosa da fare per poter mettere a posto l'organismo dal punto di vista anche estetico. Quindi ripetiamo, se una persona continua per esempio a pensare ai problemi di lavoro, ai problemi familiari, relazionali, nella finestra notturna, il simpatico si attiva. Questo sistema qua va a creare un consumo incredibile dal punto di vista del cervello. Infatti sono persone che rimuginano molto dal punto di vista proprio psicologico. Ma qual è il problema di tutto questo? Che di notte in realtà il cervello dovrebbe essere disattivato. Infatti dovremmo dormire di notte, perché di notte dovrebbe attivarsi il sistema immune, che è quel sistema che permette al corpo di recuperare e ricreare i presupposti per far sì che durante il giorno successivo noi possiamo avere le forze per poter combattere la giornata. E quindi se il sistema simpatico è attivato alla sera, succede cosa? Che al mattino ci ritroveremo stanchi, perché non riusciremo a attivare quel sistema lì e saremo a livello parasimpatico e quindi non avremo fame, assimileremo tutto quello che mangiamo, siamo proprio letargici e quindi sono le classiche persone che si alzano al mattino e per carburare hanno bisogno di 2, 3, 4 ore. Le classiche persone che vorrebbero bere magari 200 caffè perché pensano che il caffè li possa migliorare la situazione. E questo è fondamentale da capire perché naturalmente finché non si mette a posto questo sistema nervoso autonomo diventa veramente difficile migliorare la condizione delle persone. Ok, quindi ad esempio alcune strategie, è chiaro che non possiamo adesso dare delle strategie che siano utili per tutti, perché chiaramente poi ogni persona ha delle situazioni particolari e vanno poi analizzate nel complesso della particolarità della persona. Però visto che ormai penso almeno 8-9 persone su 10 siano in questa condizione, me lo confermi che comunque di sera non dormono, Assolutamente, il giorno. l'80% delle persone sono in questa condizione qua, ma purtroppo sono quelle persone che fanno difficoltà a capire proprio perché non c'è stata un'istruzione da questo punto di vista da parte di altri professionisti nell'arco degli anni di capire quanto è importante disattivare questo sistema qui, ma è molto semplice, cioè se, basterebbe farsi un esame di coscienza alla sera.
cosa facciamo noi la sera? A che ora ceniamo? Cosa facciamo la sera? Guardiamo la televisione, ci stressiamo, continuiamo a pensare ai nostri problemi, guardiamo le email di lavoro, litighiamo con la moglie, litighiamo con i figli perché non hanno fatto i compiti. Cosa facciamo durante la sera? Perché la sera è fatta per riposare. I ritmi circadiani, luce e buio, ok, sono fondamentali e dobbiamo prenderne atto. Alla sera, quindi quando c'è il buio, non si deve mangiare e bisogna riposare. Riposare vuol dire non leggere neanche le mail di lavoro, piuttosto ci si alza mezz'ora prima al mattino e si fa tutto il resto, ma non si può pensare di recuperare il lavoro che non si è fatto al pomeriggio, perché andiamo continuamente in un circolo vizioso che poi porta la persona a non avere più risultati. Sono le classiche persone che mi dicono: ma Simone, io seguo esattamente la dieta e l'allenamento, ma non ottengo risultati. Ecco, questo è il motivo. Bisogna metterlo bene in chiaro. Quindi l'alimentazione e l'allenamento sono due fattori che sono successivi a tutte queste cose qua, non sono la priorità, ok? Perché se non funziona il sistema nervoso autonomo, non funziona l'allenamento, perché è fondamentale, che tu l'hai scritto bene in alcuni articoli, il nervo vago, che è un po' il direttore d'orchestra, ok, di tutto questo, perché è quello che crea gli impulsi e crea gli stimoli che vanno all'intestino e al cervello, ok? Se non abbiamo questo meccanismo di equilibrio tra simpatico al mattino e parasimpatico alla sera, il nervo vago perde il suo tono. È come se noi perdiamo il tono muscolare, ma lui perde il suo tono, infatti si chiama tono vagale. Perdendo il tono vagale succede una cosa ben precisa: ci infiammiamo, e sotto infiammazione non dimagriamo. Quindi è inutile, è come dire: io prendo un martello, mi tiro una martellata nel dito, ok? Mi infiammo, mi si gonfia e continuo a darci le martellate, e non miglioro. Quindi bisogna capire che la causa dei problemi estetici molto spesso, per l'80%, parte dalle due variabili, cortisolemia e sistema nervoso autonomo. Quindi è una cosa che ho insistito per fare questo incontro oggi, perché è una cosa sulla quale io batto in continuazione, perché le persone si ostinano a voler seguire la dieta, la chetogenica, la paleo, a seguire Life 120, a seguire quello, a seguire quell'altro. Poi casomai le cose non funzionano, ma qualsiasi tipo di alimentazione, che può essere poi il conteggio calorico piuttosto che la dieta mediterranea, e le persone cambiano in continuazione. Cioè, questa è una cosa che poi ci siamo detti molte volte: le persone iniziano, fanno un mese, vedono che le cose non funzionano, cambiano, passano alla dieta successiva, il programma d'allenamento successivo, al di là del fatto che ci vuole tempo per abituare l'organismo. Però le variazioni sul sistema nervoso, se le cose si fanno bene, avvengono subito. Quanto tempo ci vuole di solito per vedere già un miglioramento riguardo alla persona? Se il soggetto vuole realmente modificare il suo stile di vita, quindi un soggetto che va a dormire a luna di notte e gli dici: guarda che devi cominciare gradualmente, perché anche lì le cose vanno fatte gradualmente, non è che un soggetto che va a dormire a luna e mezza di notte, mangia alle 10 di sera, gli si dice di fare tutto in un'unica volta, si comincia per gradi. Io personalmente cosa faccio? Consiglio alle persone di ogni 2-3 giorni di spostare la lancetta di mezz'ora, fino ad arrivare ad un orario che io reputo ideale, che sono le 10:30-11 di sera, che sarebbe l'ottimale per andare a dormire. Ma non è che se un soggetto è andato a dormire per tutta la vita a luna di notte gli si può dire subito di andare a dormire alle 11, perché intanto non ci andrà. Però deve modificare gradualmente alcuni aspetti, quindi andare a dormire piano piano in un orario più consono, andare per esempio e fare la cena prima. Però ci sono alcuni soggetti che ti dicono: guarda Simone, io arrivo a lavorare alle 9, a quel punto lì cosa farai? Farai magari uno spuntino più abbondante verso le 6 e non cenerai più, perché purtroppo, se vogliamo mettere a posto questo sistema qui, quando c'è buio il corpo entra in modalità risparmio e quindi non possiamo permetterci di mangiare. Solo i soggetti in fisiologia possono trascurare queste cose qua, sono i soggetti che hanno una buona massa muscolare, hanno un sistema nervoso autonomo in equilibrio, hanno un livello di cortisolo circadiano, possono non considerare questo, e sono quei soggetti che funzionano e hanno risultati con qualunque tipo di dieta. Ma l'80% delle persone non ha risultati, e quindi deve pensare che non ha senso contare le calorie, non ha senso la dieta chetogenica, la paleodieta, ma ha senso rimettere a posto il cortisolo e il sistema nervoso autonomo, e poi a quel punto lì si parla di tutto il resto. Ma altrimenti parliamo sempre di qualcosa che non succede. E questa è la cosa importante. Ok, allora abbiamo fatto già una mezz'oretta, quindi siamo andati, abbiamo rispettato i tempi. Allora io direi di vedere se ci sono delle domande, così vediamo un attimino di rispondere a qualche domanda. Allora vediamo innanzitutto le prime che sono arrivate. Allora, la prima è di Francesca Olivieri. Dimmi se la vedi, Simo, la domanda, dovresti vederla sulla tua sull'app del cellulare. Ok.
Francesca ci chiede se ci sono degli alimenti che possono aiutare, cioè alla fine il cortisolo non è che ci sono degli alimenti, sì, ci sono anche degli alimenti, ma è un lavoro multisistemico, poi Allora alla diciamo, fine. sì. Allora, diciamo che non c'è purtroppo l'alimento magico che va a rimettere a posto il cortisolo, è lo stile di vita della persona. E quindi, nel caso si debba e si voglia rimettere a posto il cortisolo, è necessario in primis partire dalla cena. Quindi, la cena deve essere leggera, a base di proteine e verdure, e soprattutto gradualmente abituarsi piano piano ad aumentare la colazione. La colazione invece deve essere abbondante e deve essere anche ricca di carboidrati. Però il problema qual è? Che per poter fare una colazione abbondante e quindi stimolare il cortisolo, è necessario partire e fare una cena più leggera, perché altrimenti non avremo la fame per poter fare una colazione abbondante. Un'ulteriore cosa che si può fare è provare a fare de degli allenamenti a digiuno, perché molto spesso l'allenamento, essendo uno stressor ovviamente, ma è uno stressor positivo. Però anche lì l'allenamento deve essere posizionato nel momento giusto. Un soggetto che deve mettere a posto il cortisolo e, faccio un esempio stupido, mangia bene la sera, ma poi si allena sempre nella festa serale, è un gatto che si morde la coda. Cioè io devo andare a lavorare su tutte le variabili che mi permettono di migliorare il cortisolo. Quindi sicuramente una cena leggera, sicuramente una colazione abbondante, magari preceduta da un allenamento diciamo fisico intenso, che non deve essere di un'ora e mezza, bastano anche 20-25 minuti di attivazione muscolare. Questo già è più che sufficiente per la maggior parte delle persone, perché ricordiamo, buona parte delle persone non sono atleti, sono persone che hanno bisogno e la necessità di rimettersi in forma. Ok, allora, Stefania ci fa la domanda cosa può aiutare a regolarizzare la produzione. Quindi alla fine i consigli sono quelli che hai dato più o meno adesso. Quindi esempio, se tu dovessi dare, immagina me come un tuo cliente, se tu dovessi darmi due consigli su tutti, per iniziare già a mettere a posto, chiaro che ci siamo detti più volte, l'abbiamo detto anche in questa diretta. Regolarizzare la produzione del cortisolo che è fuori fase da tantissimi anni, chiaro che non si fa in una settimana o in 10 giorni. Però se tu dovessi dare un consiglio, anzi due consigli rapidi, che consigli daresti? I Allora, primi i due. primi due consigli che ti darei sono i seguenti. Il primo è cominciare a pensare di dopo cena di rilassarsi, ossia provare a fare delle attività rilassanti. Per rilassanti intendo dire qualunque cosa che ti possa far piacere dal punto di vista personale. Deve rilassarti, quindi può essere per esempio leggere un buon libro, ascoltare della buona musica, ma la cosa fare una passeggiata leggera. Ma la cosa importante è rilassarsi, oppure usare delle tecniche di respirazione che abbiamo già spiegato molto spesso io e te in video e in post, per andare ad agire sull'abbassamento dei livelli di stress. Un'altra cosa importante che spesso viene dimenticata è quella di non pensare, ossia porsi come obiettivo di inglobare, incatenare i propri problemi in una fascia giornaliera ben precisa. Faccio un esempio: io, Mari, io ho un problema di lavoro che devo risolvere. Tanto sappiamo benissimo che non è che se io ci rimugino la sera riesco a risolvere questo problema qua. Cerco di ingabbiare e dire, benissimo, domani mattina tra le 9 e le 9 e mezza, ok? Il mio compito sarà quello di cercare di risolvere il problema, ma farlo al mattino, perché al mattino è funzionale attivare questo sistema qui. Se io lo faccio la sera e continuo a rimuginare, andrò semplicemente a peggiorare la mia condizione senza risolvere il problema. Quindi due cose veloci, respirazione e cercare di, diciamo, non pensare ai problemi che ci affliggono. Allora, Rosa ci fa questa domanda, più che una domanda, un'esclamazione. Lei dice: ma come si fa il cellulare la sera ci fa compagnia? Ora, il discorso è: questa è una cosa di cui spesso ho parlato con molte persone, ne parlo continuamente con le persone che seguo, con le persone con le quali vado in consulenza e così via. Dipende dalle priorità che abbiamo. Se vogliamo ottenere dei risultati, e purtroppo abbiamo disturbi del sonno, in qualche modo dobbiamo farci forza. Quindi. Adesso un consiglio da dare a Rosa. Che consiglio daresti se comunque non ottiene risultati? Cellulare. Il problema principale è quello che vuoi tu dalla vita, ossia se per te è prioritario la compagnia del cellulare nella finestra serale, purtroppo cozza un po' col tipo di obiettivo che vuoi raggiungere. Naturalmente, se non soffri di insonnia, stai piuttosto bene, non è prioritario il cellulare, ma se soffri di insonnia, ricordiamoci che l'insonnia e quindi i risvegli notturni sono i sintomi principali che non permettono la corretta secrezione di due ormoni fondamentali, che sono il glucagone e il GH, che sono importantissimi per l'aumento del tono muscolare e per l'abbassamento del grasso. Quindi che tu abbia un obiettivo che può essere di miglioramento del tono oppure di diminuzione del grasso, se tu soffri di insonnia non puoi ottenerlo se non hai un sonno ristoratore. E quindi, visto che noi, i nostri ritmi sono
sonno, veglia, luce, buio, il corpo di sera non ha piacere di vedere la luce, anche se è un LED del telefonino. Cioè, l'obiettivo è cercare di rilassarci senza luce. Anche chi dorme con le luci vicine non va bene. Cioè, il posto, diciamo, dove dormiamo noi dovrebbe essere un posto completamente buio. Ed è una cosa spesso, diciamo, trascurata, perché il corpo deve recuperare e dormire in maniera ottimale, e lo possiamo fare se abbiamo buio. Ok, allora, vediamo se ci sono altre domande. Allora, Monica ci chiede che tipo di respirazione è corretta. Ce ne sono di diversi tipi, però chiaramente ci sono poi delle. Ne ho parlato più volte all'interno dei post, all'interno degli articoli, ho dato comunque anche degli schemi per via respiratori. Ad esempio, che consigli dai quando le persone hanno. Perché poi ci sono diversi tipi di respirazione, alcune che si fanno la mattina. Per un motivo, e poi ci sono delle tipologie di tecniche respiratorie che si utilizzano la sera per andare poi a calmare l'organismo, perché molto dipende sempre dalla condizione nella quale siamo, se c'è un po' un appiattimento di quello che è il sistema nervoso autonomo o se c'è addirittura un rovesciamento, perché molte persone vivono da tanti anni in una condizione di rovesciamento. La mattina sono praticamente morte, non hanno energia e di sera sono iperattive. Quindi, ad esempio, la maggior parte delle persone ormai sono così. Che consigli dai dal punto di vista respiratorio? Ma allora, giustamente hai detto una cosa importante, che le respirazioni sono veramente tante. Il consiglio che posso dare è sicuramente, per esperienza personale, ho visto che i soggetti altamente stressati, che hanno livelli di cortisolo alterato, tendono ad avere una respirazione prettamente toracica. Cosa vuol dire? Vuol dire che tendono a respirare poco col diaframma. E quindi, tendenzialmente, già una cosa ottimale che sarebbe da fare è quella di cominciare a mettere la mano destra sulla pancia e la mano sinistra sul torace. Questo può essere fatto in qualunque momento della giornata, e cercare di sensibilizzare la respirazione sulla pancia, cercando di inspirare col naso, gonfiando la pancia, ed espirare dalla bocca, sgonfiando la pancia in maniera naturale. Questo permette già di attivare il diaframma, che nella maggior parte delle persone è completamente inibito. Ricordiamoci che un'attivazione importante dei muscoli costali, classica dei soggetti sotto stress, crea poi un sacco di problematiche cervicali, di mal di testa. Cioè, quindi, questo è per dirvi sempre che il corpo umano non può essere, diciamo, utilizzato per compartimenti stagni, è tutto collegato. Quindi c'è una causa e un effetto, ma molto spesso l'effetto non è dove è la causa. Quindi è importante capire che il diaframma, il muscolo principale della respirazione, deve essere attivato. E quindi la prima respirazione che mi darei come consiglio è questa qua, sicuramente. Ok, allora faccio un attimo perché ho visto che ci sono chiaramente altre domande. Non sto saltando le domande, nel senso sto selezionando quelle che possono essere più di ampio respiro. Quindi, siccome non possiamo andare troppo oltre, rispondiamo ad altre due domande. Quindi le sto selezionando non perché preferisca una persona piuttosto che un'altra, perché in base alle domande che arrivano cerco di capire se sono più di carattere generale, dal momento che le dirette sono generiche, quindi andiamo ad affrontare un argomento a livello generale, poi nello specifico, chiaro che su ogni persona si interviene in maniera differente. Quindi adesso selezionerò le ultime due domande perché siamo andati già un po' oltre e cerchiamo un po' in modo tale che possano essere utili a tutti. Allora, ad esempio, già questa, la domanda che ci fa Loredana Scalas, ci chiede del fatto di mettere i polsi sotto l'acqua gelata la mattina. Tu che cosa le diresti? Sì, allora, questa è un'ottima tecnica per andare ad agire sull'attivazione del sistema nervoso simpatico, ok? E quindi sicuramente un soggetto che, per esempio, deve essere recuperato da questo punto di vista è un'ottimale cosa. Il problema qual è? Che la domanda è lecita, ma purtroppo le persone, ho visto per esperienza personale, che tendono poi nel tempo a dimenticarsene, perché come sempre le cose a basso costo, che non costano nulla, vengono considerate poco importanti. Quindi bere acqua non costa niente, bere acqua, eppure nessuno beve acqua. Bagnarsi polsi e viso con acqua fredda non costa nulla, eppure nessuno lo fa, perché purtroppo diamo sempre importanza al costo delle cose. In realtà molto spesso ci sono delle cose a costo zero che hanno una valenza che vale oro in un contesto di recupero. Quindi sicuramente è un'ottimale cosa per svegliare il corpo, attivare il metabolismo e creare i presupposti per poi permettere al corpo di lavorare meglio durante la giornata. Quindi sicuramente è un'ottima tecnica. Allora, ultima domanda che sicuramente può essere utile perché molte persone chiedono se poi alla fine fare attività fisica la sera prima di andare a dormire sia ottimale. Allora, non è che tutta l'attività fisica è da demonizzare, perché poi ci sono alcune strategie che vanno a stimolare poi il
il tono vagale ad attivare, quindi a risvegliare l'attività del nervo vago, e di conseguenza una migliore attivazione del nervo vago permette anche un'attivazione del sistema parasimpatico, quindi ci permette di rilassarci. Quindi Maria ci fa questa domanda, ci chiede: prima di cena conviene fare la cyclette? Io ad esempio risponderei dipende, tu che cosa diresti, Simo? Allora, dipende dal tipo, cioè perché vuole fare la cyclette? Cioè perché bisognerebbe capire intanto il tipo di obiettivo di questa persona. Ma allora, diciamo che siamo sempre lì, il discorso è molto semplice, dipende come viene fatta questa cyclette. Se è un lavoro alla sera, se un soggetto non ha una condizione di cortisolo corretta e il sistema nervoso autonomo non è circadiano, bisogna allenarsi in maniera blanda, cioè non bisogna attivare il cortisolo, non bisogna attivare quei sistemi adrenergici che sono deleteri per il miglioramento fisico. Quindi una cyclette fatta in maniera blanda la si può fare sicuramente, quindi intorno al 60% della frequenza cardiaca massima si può fare, non va a impattare sul cortisolo, ma se io mi metto sulla cyclette e faccio un minuto di scatti, poi recupero, un minuto di scatti, poi recupero, alzo il cortisolo, e col cortisolo alto la sera è un disastro, perché di nuovo vado a creare quella inibizione di quegli ormoni che mi permettono invece di migliorare l'aspetto estetico. Quindi la cyclette va bene prima di cena, ma deve essere fatta in maniera blanda. Quindi allora siamo andati oltre 40 minuti, quindi siamo andati parecchio oltre. Quindi la cosa importante che viene fuori da questa diretta: uno, abbiamo detto il cortisolo alto non esiste, perché noi ne produciamo un quantitativo in base alla nostra massa magra. Quindi la massa magra che cos'è? Prendiamo il peso, togliamo il grasso, tutto quello che resta è massa magra. Cosa importante? Dobbiamo lavorare sul sistema, sul ribilanciamento delle risposte automatiche del nostro sistema nervoso, perché altrimenti anche il nostro sistema ormonale impazzisce. Cioè, le persone non si rendono conto che se non c'è un bilanciamento anche dal punto di vista ormonale rispondiamo male, e poi la gestione proprio dei carichi stressogeni nel corso della giornata. Quindi secondo me questi sono i tre punti. Tu aggiungeresti qualcos'altro, Simo, così poi chiudiamo? No, sono questi qua. Già se le persone cominciassero a consapevolizzarsi del fatto che queste sono le cose principali, saremmo già a buon punto. Quindi sicuramente le cose che hai detto sono già più che esaustive. Ok, allora Simo, io ti ringrazio perché mi ha fatto molto piacere averti qui, era un appuntamento che volevo fare da tempo, poi siamo riusciti ad organizzarci oggi alle 16, quindi avviso tutte le persone che chiaramente la diretta resta sulla pagina, quindi potrete chiaramente rivederla quando volete, perché ci sono una serie di spunti interessanti, ma l'obiettivo di queste dirette non è tanto darvi delle soluzioni, perché poi ognuno e ognuna di voi hanno delle caratteristiche diverse, più che altro farvi aprire gli occhi, perché altrimenti voi continuate a sbattere la testa contro il muro, a seguire la dieta, l'integrazione. Faccio solamente questo spoiler: giovedì con Marica Moro, la dottoressa, parleremo di adattogeni, che sono alla fine delle erbe che vengono utilizzate per gestire il cortisolo, ma poi vedrete che vi diremo che non è che l'integratore da solo risolve, perché se io ho delle problematiche importanti di bilanciamento, l'integratore, se non ci metto vicino un ribilanciamento totale del mio organismo, praticamente sto buttando i soldi. Quindi l'obiettivo della diretta di oggi è stato quello di farvi aprire gli occhi, cioè non c'è solo la dieta e l'allenamento. Prima di scegliere la dieta, prima di scegliere l'allenamento, vi dovete rendere conto della vostra situazione. Simo, riepiloga solamente i sintomi principali che le persone dovrebbero prendere in considerazione, perché questa è una cosa che dico a tutti: in Italia siamo molto indietro. I sintomi di cui spesso parliamo noi, che io ho rinominato come evidenze da infiammazione per far capire bene alle persone, sono dei sintomi che, se si presentano da più di 6 mesi, con certezza, se le persone vanno a fare alcuni tipi di indagini e di esami, hanno determinate cose che spesso diciamo. Allora, i sintomi sono quelli che ho elencato prima, i principali, quindi l'insonnia, i risvegli notturni, la stanchezza al mattino, la poca energia durante la giornata, la sonnolenza dopo i pasti, poi anche l'alterazione della termoregolazione, quindi soggetti che magari di notte sudano anche se magari ci sono 40 gradi, la stitichezza, l'alvo alterno, quindi andare in bagno troppo spesso o troppo poco spesso, la pancia gonfia, sono tutti sintomi che il corpo è disregolato, quindi bisogna partire dai sintomi, perché migliorando i sintomi sicuramente migliora già di conseguenza la condizione estetica. Ok, allora ragazzi, ragazze, grazie perché siete stati numerosi anche oggi, ringrazio Simo perché ha fatto un bellissimo intervento, poi chiaramente noi parliamo la stessa lingua, quindi chiaramente ci siamo stati molto in sintonia, quindi io non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto Simone, perché è stato molto chiaro, molto esaustivo. Quindi Simone, ti ringrazio. Grazie. Vediamo poi se,
se riusciamo ad organizzare un altro appuntamento, eventualmente parliamo di altri argomenti che comunque rientrano sempre poi nel concetto dell'infiammazione e di quello che poi facciamo giornalmente. Ti ringrazio ancora. Grazie a voi. Simone a Genova, quindi per chi si fosse a Genova, chiaramente adesso è una situazione un po' di stallo, però Simone a Genova. Dove hai lo studio tu, Simo? In via 20 settembre, quindi nel pieno centro di Genova proprio. Ok, perfetto. Allora Simo, un abbraccio e poi noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Grazie, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao.